Il pavimento pelvico è un insieme piuttosto complesso di fibre muscolari che chiude il bacino verso il basso. Il pavimento pelvico si stende come un'amaca tra pube, coccige e due tuberosità ischiatiche. Quando i muscoli del pavimento pelvico si indeboliscono a causa di una predisposizione genetica o dell'età o dei parti, essi non esercitano più la funzione di sostegno degli organi pelvici. Ne derivano disturbi di natura anatomica dovuti alla discesa degli organi pelvici verso il basso, con conseguenti prolasso dell'utero, della volta vaginale, della vescica, cistocele o del retto rettocele. E disturbi di natura funzionale quali l'incontinenza urinaria o fecale, la defecazione ostruita, il dolore durante i rapporti sessuali. Il reparto chirurgico dell'ospedale Fracastoro dell'ASL 20 di San Bonifacio, nel suo progetto di ampliamento dell'offerta di servizi ai cittadini, ora dispone di un nuovo centro dedicato al pavimento pelvico. Lo scopo di questo nuovo ambulatorio che abbiamo aperto sul pavimento pelvico è quello di far sì che più specialisti operino contemporaneamente per dare una visione completa e quindi più adeguata, più veloce alla paziente, per inquadrare tutti i suoi disturbi in un unico momento. Questo permette alla paziente di giungere in ambulatorio una volta soltanto, di essere subito inquadrata e di fare tutta una serie di esami che i vari specialisti contemporaneamente presenti ordinano e prescrivono alla paziente stessa. In questa maniera la paziente guadagna tempo e quindi ha un inquadramento istantaneo subito dei suoi problemi e quindi il successivo trattamento sarà inquadrato in una visione unitaria dei tre specialisti. Per quanto riguarda la proctologia, anche lì ci sono delle novità. Attualmente stiamo, da 3 anni che abbiamo iniziato, a fare un nuovo trattamento sulla chirurgia dell'emorroide, che è un trattamento molto meno invasivo rispetto a tutti gli altri e che consiste in un intervento di dearterializzazione emorroidaria con il Doppler. Cioè, lo scopo di questo intervento è quello di non portare via, di non asportare le emorroidi, perché l'asportazione delle emorroidi potrebbe in un futuro condizionare l'attività e la vita del paziente stesso, nel senso che può avere dei problemi di incontinenza, ma di riposizionare queste emorroidi chiudendo i vasi che le irrorano e quindi sgonfiandole, e poi con una sutura particolare si rimettono alla loro posizione originaria i gavocci emorroidari. Questo intervento quindi non prevede nessuna asportazione di tessuto, ma soltanto una rimessa a posto dei gavoccioli emorroidali che sono scivolati all'esterno. Quindi è l'intervento meno invasivo che si possa fare.